L'azienda ospedaliera universitaria delle Marche si è dotata di un nuovo acceleratore lineare per la struttura operativa dipartimentale di radioterapia oncologica. L'inaugurazione è avvenuta nei giorni scorsi presso la palazzina di Torrette di Ancona. Torrette è il primo ospedale d'Italia, come sappiamo, sulla valutazione Agenas. L'acceleratore lineare è una struttura e uno strumento necessario, indispensabile per il corretto trattamento delle patologie oncologiche. Sappiamo, con un linguaggio molto elementare, che colpisce le cellule cancerogene e salva quelle sane, se così posso dire, dottoressa. E naturalmente il reparto di Torrette andava potenziato. Questo è un macchinario PNR, quindi la funzione del PNR si comincia a vedere. Questi finanziamenti che sono arrivati qualche tempo fa danno i suoi frutti e quindi oggi è la prima vera macchina che inauguriamo del PNR, anche se diverse macchine più piccole sono state già inserite nel parco di tutti gli elettromedicali dell'azienda. Oggi con questo acceleratore lineare diciamo il via a una macchina molto importante per la cura dei tumori. È una nuova macchina, è la quarta macchina che introduciamo nel nostro reparto, tanto da diventare per tecnologia acquisita, sviluppata ed attrezzatura disponibile, una radioterapia oncologica che può essere allineata alle radioterapie che possono avere anche una attrattività extra regionale. Questa macchina è un TrueBeam STX, un TrueBeam stereo, che ha diverse caratteristiche importanti per realizzare un trattamento radiante, che è un trattamento oncologico utilizzato in integrazione con chirurgia e terapie sistemiche per trattare le neoplasie. È un trattamento che richiede un'altissima precisione perché nella irradiazione dobbiamo indirizzare il fascio di fotoni con cui realizziamo il trattamento con estrema precisione sul target radioterapico, risparmiando i tessuti sani vicini. Questo è un piccolo acceleratore lineare, un acceleratore di particelle. Quindi sviluppa energie molto più alte rispetto a un tubo radiologico convenzionale. I fasci sono estremamente più intensi perché dobbiamo dare dosi al paziente curative ed è molto importante una estrema accuratezza nella locazione del fascio dal punto di vista dosimetrico e un'estrema accuratezza geometrica per trattare il paziente, perché l'efficacia e la sicurezza della cura è legata a quanto siamo bravi a irradiare le cellule neoplastiche e a risparmiare i tessuti sani circostanti. Quindi una macchina del genere che pesa diversi quintali, potete vedere estremamente ingombrante, garantisce ad esempio una tolleranza meccanica di decimi di millimetro, quindi è abbastanza impressionante quanto una macchina di queste dimensioni riesca a garantire accuratezze e tolleranze meccaniche nell'ordine di decimi di millimetro, sia per il lettino che per l'acceleratore.